Bentornati a SOS Arezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Buonasera SOS Arezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao. Buonasera. Ciao. No, siccome siamo venuti tornati indicatore. Siamo per le buche un'altra volta. Siamo per le buche, in realtà noi siamo venuti per un altro motivo, a sì. Indicatore. Sì. Ma prima di parlare dell'altro motivo, siccome questo è sempre il famoso interporto, l'inizio dell'interporto, abbiamo già fatto vedere che dentro, oltre alla discarica, ci sono diversi tombini aperti. Noi abbiamo parcheggiato qui, in realtà non potremmo, lo diciamo subito, perché c'erano delle transenne che non ci sono più, quindi diciamo che se abbiamo sbagliato in due, perché le transenne non c'è nessun segnale, facciamo vedere che non c'è nessun segnale, c'è solo una, rimasta solo questa transenna, quindi uno dice vabbè ci parcheggio, e deve stare attento però dove parcheggi, perché se scendi in concomitanza e non te ne accorgi, allora, diciamo, c'è un tombino diciamo aperto. Era un attentato alla mia persona questo. Perché io generalmente salgo a destra, ma siccome c'è il soggiorno per il bambino, mi avete mandato a sinistra di dietro oggi. Se io scendevo a destra, filavo là dentro. Guarda la porta dove era precisa, dovevi finire là. Quindi hai mandato in fumo l'attentato. Esatto. Quindi dovremo ancora. Me ne ricorderò. Era tutto organizzato, in realtà noi siamo venuti qui ma non lo so mica perché vabbè. No. In realtà siamo venuti qua perché è incredibile che nel 2019, appena iniziato, possa esistere una frazione del comune di Arezzo che non ha i nomi delle strade, non è l'unica. Siamo a Indicatore. È successo anche qualche settimana fa che un'ambulanza chiamata per soccorrere una persona non trovava il posto perché non ci sono i nomi delle vie. È vero. E te lo stavo dicendo, vai. Cioè c'è scritto zona C, zona D, che sembra di essere a San Zeno. A San Zeno uguale. A San Zeno ci sono delle fabbriche, qui ci sono delle abitazioni, in alcuni incroci non c'è scritto niente. Cioè se tu guardi la mappa di Google, sì, non c'è scritto niente. Non c'è scritto nulla, quindi se io chiamo i soccorsi e dico sto a Indicatore, come faccio a fargli capire, o gli mando la macchina, dici vi aspetto lungo la strada e accompagno io. Gli mando le coordinate col GPS, però insomma non è ammissibile. È vero, sono d'accordo con te. Oh, ma te che sei stato dentro, cosa ci vuole per dare un nome, che c'è una procedura complessa? Sì, c'è una procedura complessa, è toponomastica, devi pensare anche un'altra cosa. Pensa che se cambi, quando cambi il nome della strada, tutti devono cambiare documentazione che hanno. È vero. La patente deve andare a cambiare l'indirizzo, tutti i documenti che hai devi andare a modificarli, quindi c'è anche un costo per i residenti cambiare l'indirizzo all'abitazione, come è successo adesso via Trasimeno, visto che è stata via Oriana Fallaci, quindi i residenti sono pochi, ma dovranno tutti cambiare tutta la documentazione. E così qui, il giorno in cui dovessero dare un nome a questa strada, tutti i residenti devono andare all'amministrazione e cambiare tutti i documenti di identità. Però mi capisco il vantaggio che hanno, anche perché effettivamente qui si va in ambulanza e dice ma dove stai? Zona di Indicatore. Ma anche un corriere, dove le consegna? I pacchi. In generale, ti viene a trovare una persona, dai, zona C, ricatta la zona C. E poi nell'interno non c'è scritto niente. Quindi come fai a trovare? Niente. Soltanto qui basta, andando lungo le strade dentro trovi soltanto i numeri civici, che non sai cosa si riferiscono. Magari i residenti sarebbero anche contenti di cambiare il documento. Penso per avere in questo caso penso proprio di sì. Quindi almeno però, li trovano. Se io individuo, la voglio chiamare via Pinco Pallino, sì. Che cosa bisogna il fare? Il servizio autonomastica deve andare a fare un progetto ben definito, poi dopo deve andare in consiglio comunale per l'approvazione. Il consiglio comunale deve scegliere e approvare le strade, i nomi delle strade. Dopodiché ritorna al vice toponomastica che inizia tutta la procedura per mettere il nome alla strada. Un po' di tempo passa. Sai, la burocrazia non si fa mai mancare in Italia. Magari aspetteranno e ti vogliono fare un piacere per ricordarti, aspettano di intitolarla a te. Poi. Ma ce lo diciamo tutte le città. Voglio dire proprio te. Ah, proprio io? Vabbè, più tardi possibile. Certo. Più tardi possibile. Andavi d'accordo con qui, quando eri vice sindaco, con gli amici di Indicatore? Ma sicuramente sì. Problemi. No, assolutamente. Non ci sono mai state grosse problematiche con i cittadini di Indicatore. Ma diciamo con nessuno, sinceramente. L'unica cosa delle problematiche erano con politici e basta. E i miei colleghi. Vabbè. Non quelli dell'opposizione. No, non quelli lì. E allora facciamo un appello che magari si comincia a dare qualche nome piano piano a,
a dare i nomi a queste strade. Non è possibile aprire Google Maps e trovare tutto bianco, esatto, e tutte le vie senza nome. E magari mettere in funzione anche l'Affarino, che fa molto comodo visto quando arriva una velocità bassa. Lì però è stato il prefetto che c'era allora che ha azzerato tutto, no? Esatto, rivediamola un po' la normativa. Perché in altri comuni, non so se sono accesi, però anche in altre zone d'Italia mi sembra che funzioni dappertutto. Solo qui vale la legge diversa. Solo Arezzo, in provincia, perché dappertutto funzionano. Vabbè, comunque quello anche se non lo riattivano. Ci vediamo domani. Ciao.